sei noneso? No, mi non sono tanto noneso. Allora, posto sì. Ecco, colti i pomi. Dai, ostia, scominzia. Devo scominziare? Scominziare non esiste. No, non lo so, dietro il tentino. Sei inventato tu. Sì. Togli l'ultima sillaba. Esatto. Togli le doppie e l'ultima sillaba. E quindi siamo oggi qui in un nuovo video. All'Akbar. Dai, comincia, ragazzi. Voglio fare in Trentino, qualcuno la faccia. Camper, se non sei Trentino, non sei Trentino. O risumiamo i nonni o non sei nessuno sa il dialetto. E dunque, bentornati ragazzi su iNoob Channel, il canale dei trentini. Oggi li abbiamo presi proprio tutti i trentini doc. Abbiamo mandato via cileni, i romani, terroni e gli immigrati. Salvini approva. C'è l'infede sdraiato che fa il letto, non si sta offendendo mi sembra. Vero che non ti offendi? Vero che non ti offendi Romano? I pomi! E quindi, oggi stiamo tornando su In Segreto. E cosa potremmo cercare con due trentini doc su In Segreto? Castellammare Terni. Cerchiamo segreti trentini. Osti. 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 Ma prima di cominciare ragazzi, lo sapete già, arriviamo all'onesta, onestissima cifra di 20.000 direi. La roba giusta, sì, direi 20.000. 20.000 va bene. 20.000? Un po' più in Trentino dai. 20.000 cunei. 20.000 skei. 20.000 skei. Paura e skei mai avuti. I skei sono i soldi. Per chi non lo sapesse. Cominciamo. Uomo di 18 anni. Una volta, quando avevo 16 anni, sono andato con dei miei amici su in Trentino Alto Adige per passare un fine settimana divertente sulla neve. Vai di luoghi comuni. Solo la neve e le montagne. Non avete il mare. Avete solo la neve. Solo la neve. La sera siamo usciti per andare a bere qualcosa ad un bar, ma si è avvicinato un uomo strano. Alla fine abbiamo scoperto di essere andati in un locale per gay. E i miei amici se ne sono voluti andare. Il mio segreto è che avrei voluto rimanere perché mi piacciono gli uomini, soprattutto quello strano uomo che si era avvicinato all'inizio. Compromettente. Sulla neve. Così quando... Ragazzi, ho freddo, scaldiamoci. Tutti vicini. Ma esistono locali gay in Trentino? Ma neanche locali. Ma quale vita notturna? Cioè, non esistono i locali per gli etero, pensate per i gay se esistono. Qui la gente è tutta chiusa in casa la sera, non esce manco di sabato. 5 di pomeriggio a casa. E la domenica mattina tutti a messa. Tutti a messa. Quindi sabato sera a letto presto. Sabato sera alle 7:15 si mette sulla cena. Polenta. Polenta e Cunel. Polenta, Cunei e Finferli. Alle 7 si cena, finito, tutti a dormire alle 8. No dai, no, non diamo un'immagine del Trentino. Ma è quella. Quella. Ragazzi, io tirerei fuori quella gif di... Cos'era? Cloroformio? E tutti cercano un modo per insultare il Trentino, ma non c'è perché è troppo bello. E allora odiamolo a priori. Prossimo. Traduzione in dialetto. Eh? Traduzione in dialetto. Cosa? Il prossimo. Non so lo leggi. Om de 36 anni. Om de 36 anni. Ha 36 anni, che ridere. Dai, vai avanti. Abita in Trentin. E 2 anni fa, mentre portavo mio fiol. Non lo so parlare in Trentino. Me fiol de 4 anni a scuola. Scuola. E in curva. In curva. A scuola in curva. Ho perso il controllo dell'auto. E sono finì a ribaltoni. E sono finì a ribaltoni. 3 volte. Con trempaldo. E ho mucciato la macchina con trempaldo e la luce. Io me la so cavata con trauma al cervello. E trauma alla gabbia toracica che non so tradurre. Me fiol le mort. Ma no! Siamo brutte persone, noi credente di ste robe. Dai, Leo. Devi leggere in Trentino anche tu adesso. Ah. Mi vivo in Trentin e quando ero picciola. Credevo che non capiva mai Godù facendo l'amore. Perché Raffaella Carrala mi diceva che le belle fare l'amore da Trieste in zoo. E mi sentivo esclusa. Che pirla. Che sembra. No, che pirla. Allora, pirla è milanese. Stormenida. Stormenida. Che mona. Che mona. Che mona. Io la pensavo fosse da Trieste in su e infatti ero felice. E invece non puoi più scopare, mi spiace. Ok, da oggi smetto. Dai, Lever. Uomo dei 22 anni
3 o 4 anni fa sono andato in vacanza in Trentino, ospite nella casa dei miei zii. E già cominciamo bene. Fa ridere solo a leggere. La notte del quarto dì non riuscivo a addormentarmi. Indormenzarmi a posto FN, ragazzi. Io farei notare che l'Ever è un po' la cadenza giusta. Sì, proprio il flow trentino. Il flow. Il sound. La notte del quartì non riuscivo a addormentarmi. Zia, pensando che stessi indormendo. Che fusse addormentare. Qui traduzioni. Zio, pensando che stessi. Che fusse addormentare. Pensando fossi indormentato. Ok. Zia, pensando fossi indormentato, iniziano a far baccan. No, a trombare. A battere il fiolo. A far fioli come. Come cunei. Come cunei. Tentando di far meno baccan possibile, sebbene io li sentissi. Colta l'occasione. Allora. Non. Siccome. Porca puttana, è difficile. È un casino. Allora, essendo che ragazzi, non mi toccavo lo Zelda un po'. Essendo in assenza. Ripetilo. Allora, essendo che non mi toccavo lo Zelda un po'. Me lo toccai. Veniva solo un gemito della mia zia. Non li guardo più in faccia da quel giorno. Quindi. Che tristi sono i segni. Lui si stava eccitando con la zia che scopava dall'altra parte. Esatto. Sì, a ritmo. Ok, neanche io riuscirei a guardare più mia zia in faccia. Ma più cioè, che non mi verrebbe in mente di fare una roba del genere. Ma io non mi guarderei manco allo specchio. Ma c'hai per questo. Ma in casa, perché urli? Fai piano. C'hai tuo nipote in casa nella stanza. Ma tentavo di far piano. Donna dei 17 anni. Ho conosciuto un putel su internet qualche tempo fa. Ma cos'è lo internet? Non cresce sugli alberi, allora noi non lo conosciamo. Mi piace il modo in cui mi parla. Perché il droppa parole. Cosa il droppa? Droppare, usa. Ma cosa droppare? Che è un drop? Non è che droppa la musica. Droppare è usare. E il droppa parole difficili. E in pu e sa farmi ridere. Che è difficile. Con Mille è dolcissimo. Dolcissimo. Ogni volta che parlo, lui mi viene da pianzer. Perché. Che daria il mondo, ma non no podo. Non podo. Lui, Olga, 26 anni e io 17. Ti sta stuprando, ragazza mia. E mi vivo in Trentino e lui in Emilia Romagna a mangiare piadine. Mi sono single e lui fidanzato da 4 anni. Beh, bel casino. Beh, alla fine po', l'Emilia Romagna è da Trieste in giù. E il po' è stuprarti, ragazza mia. Il po' è perché Raffaella Carrà l'ha visto da Trieste in giù. Quindi noi ci fidiamo. Ok, io direi che adesso possiamo leggere in italiano perché è proprio è difficile, ragazzi. Muori un po' dentro mentre lo fai. Uomo di 22 anni. Nel 2001 ero in vacanza con una colonia in Trentino. La permanenza aveva la durata di 15 giorni e il programma che avevano stilato occupava ogni minuto della giornata. E i furbi non avevano pensato che i ragazzini, incluso me, no, ma non me, lui che scrive di 22 anni, non immedesimiamoci troppo. Mantiamo le distanze. Perché okay, siamo in Trentino. Tu sei tu. Il Trentino sei, Doc. Se no, si sono chiusi. Sta via dalle ragazze. Orsi. E il Trentino c'ha le distanze. Noi quando ci salutiamo non ci baciamo, ragazzi. Mica tutti ricchioni come voi. Qua tutti si baciano. Cos'è sta confidenza? Piano. Stammi a un metro. Anche due. Dipende le sberle poi. I furbi non avevano pensato che i ragazzini avessero bisogno di fare i bisogni. Ed io ho resistito senza cagare per 7 dannatissimi giorni. Pensavo ore, io non giorni. Quando non ce l'ho più fatta, sparisco per mezz'ora, chiuso in bagno a scatenare una guerra tra stronzi. Vado alle tavolette. Non dimenticherò mai quella sensazione di libertà e vita. Si ha perso veramente dei. Allora, ragazzo mio, ok che ti organizziamo tutta la giornata, ma mentre dormivi potevi alzarti, cagare e tornare a dormire. Se proprio non avevi neanche il tempo. E no, festo il tuo giorno. C'è un after tutti i giorni. La suora che li fa, mangia ancora? No, sono pieno. La settimana scorsa. Uomo di 20 anni. Ho tre ragazze vicino a casa. Una in vicino a casa, una in Trentino, due a Roma e una a Milano. C'è una villa che. No, più che altro ha tre ragazze, due a Roma, una a Milano e una a Trento. Sono quattro. Hai anche dei problemi con la matematica.
a tre ragazze vicino a casa, Trentino, Roma, Milano. L'IMU paga il debito italiano. Ok. Me le faccio regolarmente tutte. Agazzaro! Tutte e quattro o tutte e tre? A tre ragazze me se ne fa quattro. Il fatto è che non sono trombamiche, sono serie. Sono meglio di Casanova. Sì. Pensa anche di contargela, zo. Non voglio neanche sforzarmi a insultarlo. Commenti. Ma muori! Uomo di 32 anni. Ho le foto di Miss Trentino Alto Adige. Non posso dire di che anno. Anno. Che mi fa un pompino. XD. Secondo me è lo stesso che ha scritto il segreto di sì, prima. Era annoiato pomeriggio. Ultimo segreto, perché si è fatta una certa. Ragazzi, sono le 4, è ora di mettere su da cena da noi, quindi dobbiamo scappare. Donna di 17 anni. Il mio cognome è anche il nome di un paesino del Trentino Alto Adige. Quando ero piccola credevo che se ci fossi andata a vivere gli abitanti mi avrebbero trattato come una regina. Solo per il fatto che mi chiamassi così. Com'è che si chiamava? Vergine. Bastugana. Madonna bianca. Sua sorella si chiamava come un paesino della Grecia, Troia. Troia. Maria San Michele all'Adige. Mamma, ma perché mi hai chiamato San Bartolomeo? Ok ragazzi, io direi che con quest'ultimo segreto possiamo concludere qui l'episodio. Spero che questa trentinata vi possa essere piaciuta. Io ringrazio Leo e Lever. E come sempre ricordo che non hanno un canale. A me hanno detto che Lever ha una pagina Instagram. Sì. E ha già i big followers. Sto già scalando le classifiche. Ragazzi, io farei una petizione per creare l'account Future Miss Lever. Perché io e Camper ormai ce l'abbiamo e siamo imbarazzatissimi. E mancano per tutti gli altri. Arriviamo a 20.000 like per un prossimo episodio su In Segreto. Dal Camper, da Spawn, da Lever e da Leo. È tutto, noi ci vediamo. Come? Lo sanno loro come? A un prossimo video. Come è stagione di pugni? Ask away! Illuminati Curve!